La storia del Canaro della Magliana, romanzata e raccontata da Antonio Del Greco e Massimo Lugli, rispettivamente il poliziotto che lo arrestò e uno dei cronisti di razza che ha raccontato le storie di Nera più importanti della capitale. Non sempre capita di leggere un libro, in questo caso la storia di un criminale conosciuto da tutti, insomma, in Italia e non solo, addirittura scritto da chi lo ha arrestato. Sì, non solo, ma anche da chi lo ha seguito giornalisticamente, quindi abbiamo fatto questa coppia praticamente ormai indissolubile, quindi siamo partiti con Città Manarmata dove abbiamo raccontato una serie di storie poliziesche, saranno una cinquantina, ognuna delle quali è lo spunto di un libro, e siamo partiti con il Canaro. Evidentemente il 2017 è stato l'anno del Canaro, perché ha ispirato due produzioni televisive e cinematografiche con due film importanti, uno che ha vinto anche Cannes ed altri premi, e poi addirittura altri due libri, uno dei quali è il nostro. La differenza tra noi e loro è che noi la storia l'abbiamo vissuta, loro hanno dovuto consultare le carte, gli archivi o offrire testimoni, noi invece l'abbiamo vissuta in prima persona. La cosa estremamente rara è leggere una storia in qualche modo scritta, anzi non in qualche modo, scritta da chi l'ha vissuta. Lui come poliziotto, te come giornalista, e cosa troviamo in questa storia che non possiamo trovare in altri libri che parlano appunto dello stesso Canaro? La fantasia. Perché questa storia, in realtà, i libri di poliziotti, carabinieri, investigatori, eccetera, ne abbiamo letti. Ma non sono mai romanzi, sono, come dire, rielaborazioni, non dico in verbale, ma insomma sono approfondimenti di indagini. In questo caso Antonio ha fatto il romanziere, ci ha messo tutta la sua esperienza e, come dire, tutta la sua scienza, però sostanzialmente abbiamo inventato una trama. Quindi non è il retroscena, l'oscuro mistero del Canaro, niente del genere. Se uno cerca una cosa del genere non è questo il libro per lui. Questa è una storia d'amore. È una storia d'amore tra una poliziotta e un malavitoso, e l'indagine sul Canaro, che pure è descritta nei dettagli, diciamo, nei dettagli veritieri, fa da sfondo. Questa è la differenza. Una curiosità, un libro che contiene addirittura i verbali originali, quindi le confessioni reali di quello che fu appunto il Canaro della Magliana. Da Ostia per Canale 10, Mara Zarelli.